Buonasera, buonasera, benvenuti in questa calda serata di giugno, calda non solo perché il clima ai noi ci regala questo caldo un po' difficile da tollerare, ma calda soprattutto perché questa sera, a un anno dalla sua dipartita, ricordiamo un personaggio che ha lasciato un segno, un'impronta importante nella nostra città. Ricordiamo Vittorio Pilla. Salutiamo la famiglia, innanzitutto, e la ringraziamo per la grande collaborazione che ha offerto, discreta come sempre, che ha offerto a noi per aiutarci a ricordare in maniera degna una persona cui credo tutti erano in qualche modo legati o affezionati. Porto a tutti i saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco. Credo che rendere omaggio a una persona come il maestro Pini, anche lui era un po' come il pittore Rossi, ho visto le figlie. Qualcuno probabilmente pensa che il maestro Pino si chiamava Vittorio, di nome si chiamava Maestro, perché era per antonomasia, come il pittore Rossi era, si chiamava pittore di nome. C'è una persona che è stata in qualche modo identificata nella propria missione, perché Vittorio Pini è stato prima di tutto un insegnante. Quando Sarò Mia, che è il volumetto che questa sera vi riproponiamo in copia, per il valore che ha, non vuole essere un testo attuale, perché è stato scritto 40 anni or sono, ma ha un valore affettivo proprio perché è presentato così come Vittorio Pini l'ha voluto nel lontano 59. Nel lontano 59 il sottoscritto si iscriveva alla prima elementare. Il maestro Pini era, per quelli della mia generazione, ce n'è qualcuno qua dentro, era un po' un piccolo sogno, perché era nel nostro immaginario, ma non solamente nell'immaginario, era il maestro che insegnava le cose, senza dubbio, ma ti faceva anche divertire ad andare a scuola. Cioè dava qualcosa in più che non tutti gli insegnanti erano capaci di dare. Credo che quel qualcosa in più che Vittorio Pini dava ai suoi allievi era la creatività, la fantasia, la voglia di non appiattirsi. L'amore, ne parlavamo prima, per una lingua tanto bistrattata, l'italiano, che da 40 anni a questa parte è stata ulteriormente bistrattata. Ricordo un altro episodio personale, di poco precedente la partenza del maestro Pini. L'anno scorso, in febbraio, abbiamo presentato uno dei suoi quaderni, qua ce ne sono una sfilza. Forse era la prima volta, una delle prime volte nelle quali una sua opera, una sua fatica veniva presentata al pubblico non per iniziativa sua, ma perché qualcuno gli aveva chiesto di farlo. E in quell'occasione il nostro maestro Pini mi dedicò alcune parole che conservo e porterò nel cuore. In modo particolare ricordo che qualcuno aveva delle perplessità sul luogo nel quale quella presentazione sarebbe avvenuta. Avevamo scelto un luogo ristrutturato della città che il maestro Pini criticò e criticò in maniera anche dura, pesante, ma faceva parte del personaggio, la chiarezza e il giudizio diretto. Quel luogo era la Devera, la nostra biblioteca civica, la Casa Morandi, la Sala della Devera, che per lui doveva chiamarsi la Giazzera. La Devera era un termine da lui definito improprio e non legato alla storia.
E qualcuno mi disse, vedrai che il maestro Pini aveva delle perplessità a venire lì, perché insomma è un luogo nel quale così, probabilmente si troverà a disagio. Mi ricordo che gli telefonai e gli dissi, facciamo questa presentazione, la facciamo alla Manevera, un attimo di silenzio, e lui mi rispose, mi viene a prendere lei. Ecco, questo c'è anche il blocco. E questo piccolo particolare mi è rimasto un po' nel cuore, come rimane nel cuore di tutti noi il ricordo di una persona che è ancora tanto tanto viva nel nostro cuore, nella nostra immaginazione e soprattutto nella nostra riconoscenza. Perché a Vittorio Pini noi dobbiamo soprattutto questo, un gesto di riconoscenza per aver dedicato energie, tempo, capacità allo studio appassionato di una città che ha amato profondamente, che è la nostra Salonia. Credo che tutti quelli che sono questa sera qua a sopportare questo caldo vogliono bene alla nostra città e non possano non guardare a questa persona che ci manca già da tanto come a una luce alla quale guardare, alla quale tendere per amare il luogo dei nostri padri. E questa sera abbiamo l'onore di avere con noi una persona che Vittorio Pini ha avuto nel novero delle sue amicizie, ma la cui presenza onora la nostra città. Alessandro Quasimodo, attore, regista, uomo di cultura e di lettere, non potrebbe essere diversamente, visto il padre di Alessandro Quasimodo, uno dei pochi premi Nobel per la letteratura che l'Italia ha avuto l'onore di ricevere quando, mi permetto, quando il premio Nobel era ancora il premio Nobel. Al di là di qualunque spartizione, quando il premio Nobel andava a premiare gli uomini di qualità vera. Per noi è un onore averla ospite nella nostra città, la ringraziamo per essere qua, siamo uniti in questo dall'affetto profondo per una persona che ci manca e che oggi in qualche modo ritroveremo al nostro fianco. Ecco, e niente, ci siamo trovati
tantissime volte, cioè, avevamo una bella intesa. E appunto stasera vorrei appunto cogliere questa occasione per ricordarlo anch'io. Nel 1979 l'ho pregato, insomma, condizionando come lavoro professionale, di fare una ricerca sulla storia degli amaretti, eccola qua, un librone che ha realizzato in una maniera straordinaria, con una ricerca fantastica anche dal punto di vista letterario, dal punto di vista poetico, dal punto di vista musicale, veramente è stata una cosa favolosa, che poi sono stati gli eventi, non è stata pubblicata, ma sono sempre in tempo a farlo. Lui è salito addirittura in parte della poesia degli amaretti dell'abate Pellizzoni del 1835, perché la Lazzaroni è nata nell'88 l'attuale società, però si è inserita con macchinari inglesi per fare i biscotti su una produzione di una premiata fabbrica di amaretti prodotti simili. Ecco, quindi saliamo già, ha trovato queste poesie dell'abate Pellizzoni del 1835. Abbiamo Giuseppe Pizzel, nato nel 1855, che compone la famosa canzone degli amaretti. Un Cesare Cantù che cita Saronno nella sua descrizione della zona, pregianzi le sue amarette. Tutte cose che nella ricerca dei suoi, nella sua profonda ricerca di tutte le sue archivi, ecco, va avanti, negli amaretti della scapigliatura, sul tramvai, c'era un pittore che si chiamava Giacomo Mantegazza nel 1877, che rappresenta la scapigliatura, ci sono gli amaretti anche lì citati molto. Andiamo oltre, andiamo negli amaretti futuristi, che ha fatto tutta una ricerca veramente che dà un esempio di come lui era appassionato, come andava a studiare, a scavare tutto quanto. Poi andiamo anche alla parte letteraria, Emilio De Marchi, Grazia Deledda, Vittorio Colvino, era veramente volevo citarlo come un esempio rispetto alla sua capacità di scoprire, dietro una grande passione per Saronno. Chiudo dicendo che la scatola della Lazzaroni che più lo appassionava, che più gli dava emozione, è questa, cioè che l'etichetta che copriva una scatola di lata. Che cosa mostra? Mostra un santuario, un viale del santuario, il cotonificio Poss. Perché? Perché un giorno lui, passando sul viale del santuario, vede uscire le impiegate del cotonificio Poss, di fra queste scopre Fabiola, il colpo di fulmine, e quindi questa scatola per lui è stata veramente, me l'ha sempre detto, ecco. E qui abbiamo la dimostrazione poi di come è nato questo amore, di questo grande legame che è stato rappresentato sempre. Salvo un momento di feblesse di un altro innamoramento di maestro Pini, che stasera posso citare perché è passato meglio. L'altro innamoramento di maestro Pini è questo. Lui è stato veramente ha partecipato tantissimo alla ricerca della dama dell'Armellino, la Cecilia Calerani, la sua storia d'amore, il bambino nato, poi finalmente Ludovico il Moro che deve sposarsi altrove e gli concede il feudo di Saronno, purtroppo durò poco, ma comunque divenne un po' la dama di Saronno, quindi non senta l'innamoramento. Con questo non può essere geloso. Era veramente un argomento che l'ha sempre appassionato, diceva chi compare. Con questo lascio io la parola. Una persona straordinaria secondo me. Ho
conosciuto Vittorio Pini dopo la morte di mio padre, quindi dopo, era il 68, quindi penso qualche mese dopo, il giugno del 68. Mi ha incuriosito un biglietto del maestro Pini con tutte le firme della famiglia, da Fabiola a Ioanne, i vari componenti, a Malù, che ho qui davanti, Jacopo, e scritti con una calligrafia particolarissima, cioè sembrava un bigliettino scritto da un ragazzo di ottima calligrafia, di quinta elementare, prima media, però il tono del biglietto era alto come livello, quindi non poteva essere un ragazzino, e questo mi ha incuriosito tanto che potete immaginare per quante migliaia di biglietti e lettere siano arrivate in morte di Quasimodo, per cui ho lasciato passare un po' di tempo, però questa letterina l'ho messa da parte proprio perché volevo rispondere di persona. Ho messo il mio numero di telefono, sono stato poi contattato da Vittorio Pini, da lì è nata una lunga amicizia. Ci siamo frequentati per molto tempo, abbiamo fatto alcune cose insieme, sono andato a trovarlo in questa meravigliosa casa in Valsolda. Ho memoria di una serata particolarissima, una serata in cui l'uomo è arrivato, pare, sulla Luna, adesso è messo in discussione anche questa cosa, però ero lì con la mia Volkswagen, la mia prima macchina che ho avuto, che con molta meraviglia hanno scoperto che io possiedo ancora, non la uso tutti i giorni, però non sono riuscito a staccarmi, una Volkswagen cabriolet decapottabili, e quella sera, mentre alla televisione mostravano questo sbarco sulla Luna, io nella mia macchina ho messo un disco di Maria Callas che cantava Castadiva, e allora c'è stato subito questo richiamo e sono usciti tutti intorno alla macchina, se ne sono fregati di seguire lo sbarco sulla Luna, e Vittorio si è messo a parlare di Giuditta Pasta, perché è stata una delle prime interpreti della Norma. E ci sono decine e decine di episodi, ci sono nel mio archivio molte letterine, biglietti di Vittorio, di tutta la famiglia, e stasera, andando a casa di Vittorio, Fabiola mi ha fatto vedere, e io non immaginavo assolutamente che fosse così fitto l'epistolario tra Vittorio, me e mia madre, la Cumani, a parte alcune letterine di Quasimodo, ma in effetti non l'hanno poi mai conosciuto personalmente, si è trattato, come per altri casi, come Marino Moretti, come Bacchelli, di un'amicizia epistolare, perché voleva allargare l'orizzonte dei suoi figli, dei suoi ragazzi, che si abituassero a colloquiare anche con degli intellettuali di altro genere. E devo dire che non immaginavo assolutamente che ci fosse così tanto materiale di lettere, di cartoline, di biglietti, sia miei che poi di mia madre. Veramente esemplare come tutto è ordinato, conservato e datato. C'è una mia fotografia che avevo fatto di quelle che gli attori danno per poi fare l'autografo, no, agli ammiratori e alle ammiratrici, in cui avevo firmato, poi avevo fatto una coroncina di fiorellini sotto la firma, e c'è anche questo, cosa in cui non mi ricordavo assolutamente dell'episodio. L'amicizia è durata sempre, nel senso che poi, anche se la vita a volte poi
non distacca, ma fa sì che ci siano dei periodi un po' di silenzio, ma il colloquio era poi sempre aperto, sempre possibile riprendere. E quindi mi sono molto legato alla famiglia Pini, proprio, anche perché anche l'immagine, questo cognome mi ha fatto sempre pensare a una frescura, mettersi all'ombra dei pini. C'è anche, ho visto che c'è una frase di questo tipo, una dedica mia a loro, proprio perché come mio padre a me piace un po' giocare con le persone, con le cose, con i nomi. Una leggera ironia sdrammatizza a volte gli eventi della vita, anche quando sono dolorosi e difficili. Oggi ho conosciuto anche due rampolli nuovi della famiglia, che sono qui anche loro in prima fila, Andrea e Caterina, che sono impegnati negli esami. E quindi a Caterina, che è più grande, sta facendo la maturità. Devo dire che li ho trovati all'altezza della situazione, nel senso che respirando quest'aria di casa Pini, del nonno, della nonna, di questi zii musicisti un po' folli, un po' fuori, un po' così, molto bravissimi, ma per me è l'essere un po' fuori è positivo oggi, non è assolutamente qualcosa di negativo. E penso che cresceranno in questa scia. Io ho esaminato un po' tutte le cose di Vittorio e in mezzo a questo mare di opuscoli, di scritti, di cose, mi sono soffermato su una pubblicazione in particolare che mi ha intrigato perché poi lui aveva questa facilità, dato un argomento, come facevo io a scuola, di uscire dal tema, partiva da un punto, usciva completamente dal tema che gli era stato affibbiato, per poi riannodare alla fine tutti i vari fili e riuscire lo stesso a portare a termine un'impresa. Questo quadernetto è quella volta che Niccolò Paganini venne a Saronno, 26 giugno 1814. E allora, c'è una paginetta in effetti in cui spiega e parla di quella volta che Niccolò Paganini venne a Saronno. Però tutta poi l'accezione dell'inquadramento di questa vicenda, che parte da un Tedeum dato prima a Milano e poi probabilmente appunto trasportato, difeso a Saronno nella stessa giornata, per poi divagare su Napoleone negativamente e poi parlare anche del Manzoni, che fa una disamina totale del 5 maggio, critica Carlo Porta che ha fatto una composizione in onore di Napoleone, cosa che lo delude moltissimo da parte di uno scrittore laico per eccellenza, e trascrive anche poi una citazione quando probabilmente Porta, quando Napoleone è caduto, si pente un po' di questa cosa e poi cerca di giustificare il suo operato. Comunque io l'ho trovato molto interessante il tutto. Paganini a Saronno. Come mai proprio Paganini? Non è agevole rispondere. La notizia resta nell'ambito saronnate e niente di più abbiamo trovato che contorni la nostra cronaca. Ho preso l'iniziativa di cercare riscontri a Milano, ma il nome di Paganini non salta fuori. Non mi resta che ipotizzare su alcuni punti fermi,
a dire il vero, non trascurabili. Fondamentale è l'accenno del provicario generale capitolare Brasca Visconti. Viene da sé la correlazione con uno degli amministratori del santuario di quei tempi, dottor Gaetano Brasca Visconti, regio delegato, che entrambi escono innegabilmente dai Casato Saronnate, ai tempi nostri modificato in Visconti Prasca. Guardate com'è sempre preciso nelle sue cose, nelle sue ricerche. Da questa considerazione, la cerimonia Saronnate, sproporzionata rispetto alla situazione borghigiana, non può che saldarsi con quelle milanesi in Sant'Ambrogio e a Luoro. E Paganini? Dopo tutto quanto visto e detto, verosimilmente, il Tedeum a Saronno deriva da quelli milanesi, ripete quelli col favore dei Brasca. Non troviamo per ora certificata la presenza di Paganini ai riti metropolitani, escludendo però questi non si spiegherà mai i Paganini a Saronno. In ultima analisi, a Saronno, quella calda domenica del solstizio d'estate, si fa la ripetizione pomeridiana di quello tenuto in mattinata a Milano, col trasferimento, sic e simpliciter, del congegno musicale del nostro borgo. Caso quanto mai fortunato per noi, fino a prova contraria, che saranno certifichi a Milano la partecipazione paganiniana al Tedeum. Confermando il precipitoso intervento dell'alto clero per oscurare la presenza napoleonica non del tutto scartata, nonché la ricerca della pompa maggiore possibile. Quali siano state le influenti insinuazioni, comunque, se non date le cose, resta il fatto che i saronnati, i quanti accorsi dal territorio bosino, ebbero modo di vedere il violinista ed ebbero il privilegio di ascoltare il violino di Paganini. Da questo fatto, come vi dicevo, da questo episodio, il Vittorio comincia a divagare. Comincia a divagare e comincia a parlare di qualcosa che gli stava molto a cuore, cioè della ascesa e della caduta di Napoleone in quel periodo e di come appunto molti si siano prostrati a Napoleone e poi lo abbiano invece tradito e come la Chiesa abbia fatto il bello e il cattivo tempo in quel periodo. Manzoni coagula l'opinione dei contemporanei senza mezzi termini in due partiti: gli encomiasti vivi, servili, e gli oltraggiatori pusillani. Dei primi, ecco un laico che non si vorrebbe trovare, Carlo Porta. Nel 1810 compone il brindisi di Meneghino all'osteria di Tirambo per il matrimonio di Sua Maestà l'Imperatore Napoleone con Maria Luisa, arciduchessa d'Austria. Meneghino, maschera milanese, presa simbolo del popolo minuto, non perde l'occasione per bere, ma poi tocca questo tasto sconcertante. È un abbaglio del charmant Carlin. Quando il gran Napoleone è folgorante in soglio sull'altare. Non la pensa certamente così Meneghino. Avrà ben da giustificarsi il poeta, non dico rinnegarlo, pentirsene, dato che non corre sarto a rivoltar gabbana quando il Bonaparte cadrà nella polvere. E qui cita le parole di Carlo Porta. Questo di Tirambo non è stato da me composto né per forza di altrui comando o suggerimento, né per desiderio di lucro o smania di entrare tra il numero immenso degli adulatori di Napoleone, ma per spontaneo tributo di ammirazione dovuto in quel momento al grande uomo. Lo cantai tanto più volentieri per le sue nozze, in quanto che esse parevano destinate a consolidare sulla terra quella pace che ciascuno implorava.
Devo dire che, avendo anch'io una grande ammirazione per Carlo Porta, trovo questa cosa assolutamente molto di maniera e pochissimo convincente, se vogliamo vedere. Allora, io gli preferisco il brindisi, senza tentennamenti, delle osterie bosine, alzando il gomito. Viva noi e porci i signori, l'ho tradotto. Autentico, perenne sentir popolano, del quale io stesso sono stato e talora sono testimone diretto. Ma dovendo correre sui binari di un tedeum, è gioco forza scoprire carte, ahimè, troppo scottanti, di ben altro ambiente che l'osteria, quello dove si manifesta la forza del potere, soprattutto il menzognero mascherato da servizio. Avanti d'esaminare tali documenti, giova riprendere il giudizio di Benedetto Croce. Che cosa sia la Chiesa Cattolica è ben noto, una potenza politica, fondata sopra un gruppo di credenze di carattere mitologico, in parte di assai primitiva mitologia, e che come istituzione, potenza politica e annodamento di molteplici interessi, tende a persistere nell'essere suo e a conservarsi. Il resto è teatro. E ancora, avuto riguardo allo spettacolo che ora la Chiesa offre di materialistico utilitarismo, di chiassoso reclamismo, di sterilità intellettuale, di aridità spirituale, di quell'avviamento insomma che a ragione a torto il Fogazzaro voleva mutare. Sapete che Antonio Fogazzaro è stato messo all'indice dalla Chiesa per un suo romanzo che si chiama Il Santo. E questa non è mai stata ritirata, questo non è più stato reinserito, nonostante si sia nel 2007. Venne ai nostri occhi Papa Roncalli anni dopo, ma fu troppo veloce meteora. Tanto bastò perché i fogazzariani, come sono stato con Tommaso Gallarati Scotti, ne godessero. Spento lo stile di Giovanni XXIII, ecco la restaurazione, ferigna prassi dell'osteggiare, perseguitare, poi dialogare, irretire, concordare, infine sopraffare, sottomettere, corsi e ricorsi. Chi ama la verità non farà fatica a riscontrare l'uso ininterrotto di tale metodologia, e siamo alla fine di un altro millennio. Vedete con quale chiarezza Vittorio Pini parla e sta parlando anche dell'oggi, purtroppo, sta parlando di come se l'avesse scritto stamattina questo pezzo Vittorio Pini. Andiamo a Manzoni. Di quel 5 maggio di 178 anni fa, la proposizione interrogativa manzoniana fu vera gloria, seguita a domandare ai posteri l'ardua sentenza. Quella suprema potrebbe averla data, in Guerra e Pace, Leone Tolstoi, da qualcuno del nostro tempo definito l'ultimo erede di Omero. Quell'ideale di gloria e di grandezza che consiste nel credere che tutto sia lecito, non solo, ma nel fare da ogni proprio delitto una ragione d'orgoglio, attribuendogli un significato incomprensibile e sovrannaturale, questo ideale che dovrà guidare quest'uomo e gli uomini a lui legati, si elabora liberamente in Africa. Tutto ciò che fa gli riesce. Gli spodestati, i dominatori del mondo, non possono opporre all'ideale napoleonico della gloria e della grandezza, che non ha senso, nessun ideale ragionevole. L'uno dopo l'altro si sforzano di dimostrargli la propria nullità. Il re di Prussia manda la sua consorte a sollecitare la benevolenza del grand'uomo. L'imperatore d'Austria considera una grazia che quest'uomo accolga nel suo letto la figlia del Cesare. Il Papa
custode del sacrario dei popoli, serve con la sua religione all'elevazione del grande uomo. Non solo, Napoleone stesso si prepara a rappresentare la sua parte, ma in misura anche maggiore. Tutti coloro che lo circondano lo preparano ad assumere tutta la responsabilità di ciò che accade e dovrà accadere. Tutto concorre per offuscare in lui l'ultimo barlume di ragione e prepararlo alla sua terribile parte. È la filosofia tolstoiana della storia e Karl Popper, battagliando contro lo storicismo, nota che il Tolstoi distrugge il mito dei grandi uomini, ponendo in luce l'importanza grandissima, seppur trascurata, delle decisioni e azioni degli innumerevoli individui sconosciuti che combatterono le battaglie, bruciarono Mosca e inventarono i metodi della guerra partigiana. Nell'Ode manzoniane striscia invece l'ambiguità dell'abbaglio a cospetto dell'accaduto Napoleone, tale da scrivere all'enfasi retorica l'interrogativo. E rimando ai versi che maggiormente tradiscono la dichiarata imparzialità. Noi chiniamo la fronte al massimo fattore, che volle in lui del creatore suo spirito più vasta orma stampare. E ancora, il Dio che a terra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta complice accanto a lui posa. Mi rifiuto di credere. E poi questa perentoria affermazione risolutiva del componimento, che si dà a vedere come originale, in realtà è una scontata reminiscenza del già scritto un millennio avanti il Dio dei cristiani. Vi riemerge scopertamente la fede omerica, detta e ribadita nell'Iliade. Ma sempre il volere di Zeus val di più di quello di un uomo. Egli, anche un uomo gagliardo, può mettere in fuga e vittoria nega facilmente, a volte invece lo sprona egli stesso a combattere. E ancora, facile agli uomini conoscere la forza di Zeus, sia che doni ad alcuni una gloria più grande, sia che altri abbassi e non voglia aiutarli. Come accettare allora quel Dio posato sul letto di un tanto criminale, proprio lui, e non sulla nuda terra insanguinata dai così tanti caduti, mutilati, che Manzoni neanche nomina? Basterebbe rileggere la filosofica smentita socratica, raccolta da Platone alcuni secoli dopo, disapprovante Omero stesso. Perciò ripresi nemmeno la divinità, dato che buona sarà causa di tutto, come dice la gente comune. Per gli uomini essa lo sarà di poche cose e di molte no, perché i beni che noi abbiamo sono assai meno numerosi dei nostri mali. E mentre per i beni non occorre pensare ad altro autore che la divinità, le cause dei mali si devono cercare altrove che in lei. Degli eserciti massacrati Manzoni non fa parola. Dunque meglio la voce di Leopardi, levata 3 anni prima, quale categoria della ragione senza schermature di un fideismo abbagliato e abbagliatore, tutto da dimostrare. Leopardi, l'ultimo dei classici, esorto il mio lettore a tornare al canto leopardiano. Il sopra il monumento di Dante, dove infinita pietà, compassionevole verso i nostri caduti, è ben più vigorosamente lirica della sviolinata buon cattolica del Don Giovanni. Pugnò, cadde gran parte anche di noi, ma per la moribonda Italia no, per gli tiranni suoi. Moriam per le rutene, squallide piagge, ai d'altra morte degni, l'Itali brodi, e lor fea l'aere il cielo, e gli uomini e le belve immensa guerra. Cadea la squadra a squadre, semivestiti, maceri, cruenti, ed era letto agli egri corpi il gelo. Manzoni non ha cuore per loro, come del resto non si è veduto cuore verso il corpo di spedizione italiano mandato irresponsabilmente in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, nelle medesime condizioni, i negletti cadaveri all'aperto,
su per quello di neve, orrido mare, che anzi si è fatto colpa alla terra straniera aggredita. Leopardi, lacerato dal pathos, a costoro si rivolge invece gemendo. Anime care, benché infinita sia vostra sciagura, datevi pace, e questo vi conforta, che conforto nessuno avrete in questa o nell'età futura. Tale è la voce del poeta dell'infinito, sarcastico, dopodiché come può venire ardua la sentenza, non si abbocchi all'am manzoniano. E questo era da Paganini a Saronno. Vedete, la lucidità e il coraggio di Vittorio Pini di dire quello che penso, senza una parola di troppo, senza nessun momento di resipiscenza, è assolutamente se stesso, si mette a nudo, dice quello che pensa, condivisibile, non condivisibile, però il coraggio di essere se stesso, ed è questo che io ammiro in Vittorio. Per chiudere, c'è uno scritto sotto forma di poesia che è inserito in un libretto che è qua, uno strano libretto che è fogli sparsi in una scatoletta molto carina, e è dedicato all'autrice di 12 tavole, 12 immagini di Saronno, e si chiama Daria Barbieri. Ibridazione per un paese. Ben inteso che un fiore è un fiore, Saronno non oserei dirlo tanto, ma cediamo all'automatismo dell'opinione. Ammirando gli inchiostri saronnesi di Daria, parvero simile così, ibridazione, e l'opera nel reale, librandolo tra fantasia e memoria creatrice, con pennino incline al sentimento, trasmutando per virtù di passione. La scelta tra le immagini di Saronno, operata da un artista d'esperienza incrociata, tra saronnese d'elezione e milanese per nascita, è ibridatrice in ogni senso. Ecco il segreto della riuscita. Daria partecipa della specie di coloro che rendono belle le cose. Lo notava Nietzsche giusto 100 anni fa nella Gaia Scienza. È stata scritta nel novembre del 1982 dalla Casa di Campagna. Per chiudere, ho pensato di leggere qualcosa che apparteneva molto al mondo di Vittorio, la poesia, e ho scelto due poesie di un poeta greco. Tutte le estati Vittorio andava in Grecia a ritrovare questa paganità sacrale, direi, immergersi in un mondo che sentiva suo, che a cui apparteneva visceralmente, mentalmente, con tutto il suo corpo. Ecco, uno di questi poeti, appunto, che è sicuramente il più vicino all'ideale classico di Vittorio Pini, è Costantino Cavafis, che nei primi, tra fine 800 e i primi del 900, si rifà ai grandi poeti greci classici, soprattutto quelli dell'antologia palatina, e ricrea modernamente un mondo
apparentemente lontano, ma che io credo che non sia affatto lontano, ma sia tuttora presente, non solo in Grecia, per fortuna. Delle cose che feci o dissi, non cerchino di indovinare chi fui. C'era un impedimento a trasformare il mio modo di vivere e di agire. C'era un impedimento che mi interrompeva molte volte che stavo per parlare. Dalle mie azioni meno appariscenti e dai miei scritti più velati, da questo solo mi conosceranno. Anche se forse non varrà la pena che facciano tanti sforzi per capirmi più avanti, in una società perfetta, apparirà di certo qualcos'altro che mi somigli e come me sia libero. Tenta di conservarle, poeta, per quanto poche siano quelle che puoi fermare, le tue visioni erotiche. Insinuale semi nascoste nei tuoi versi, sforzati di tenerle vive, poeta, quando ti si destano in mente di notte o nel bagliore del meriggio. E poi chiuderei con il poeta che è stato, diciamo, il tramite inconsapevole della nostra amicizia, cioè Salvatore Quasimodo. Vittorio amava molto Quasimodo per tante ragioni. C'è un libro a casa di Vittorio che ho visto oggi, sempre, che è Lirici Greci, e quindi di nuovo il discorso di Cavafis che ritorna, e su questo libro ci sono un sacco di segni, di pagine segnate da Vittorio. Perché? Perché da lì parte tutta la grande cultura, non secondo solo Vittorio Pini, ma anche secondo me e secondo, per fortuna, altre persone, anche se oggi i modelli che ci si presentano sono più che altro imposti di forza e non appartengono assolutamente al nostro modo di essere e di sentire. Ma tant'è, c'è una follia imitativa di modelli che sono assolutamente lontani. I ritorni. I ritorni è una poesia che nasce a Roma, Quasimodo se ne va di casa a 19 anni e con alcuni versi in tasca. La sua vita a Roma è molto complicata, molto difficile, fa un po' di tutto. Ha un diploma di un istituto fisico-matematico che non gli interessava frequentare, ma aveva deciso la famiglia per lui, e a Roma fa un po' di tutto per sopravvivere. È commesso in un negozio di ferramenta, disegnatore tecnico di un architetto, e poi trova un impiego in un grande emporio di Piazza Colonna. Se andate a Roma lo trovate ancora, questo grande emporio, perché è la Rinascente. Negli anni 60, subito dopo il premio Nobel, la Rinascente manda a Quasimodo un diploma di benemerenza in cui si dichiaravano molto fieri di averlo avuto tra i loro impiegati. In realtà da questa direzione era stato licenziato in tronco, perché nel 1922, quando entra in vigore la legge che proibisce il diritto di sciopero, cosa fa Quasimodo? È sempre stato un rivoluzionario, un sovversivo, a mio modo lo sono anch'io, e organizza uno sciopero tra i dipendenti della Rinascente e viene portato via di peso, dice, dai carabinieri a cavallo, che lo portano chiaramente in questura e perde il posto. A Roma lavora duramente, la sera va a studiare da un signore molto, molto aperto, che si chiamava Rampolla del Tinder, è stato
sera, nei ritagli di tempo, studiava con lui greco e latino perché voleva ampliare il suo orizzonte, non gli bastava la cultura fisico-matematica che aveva avuto e voleva leggere i testi nella lingua originale, poi tradurrà i lirici greci, i tragici, poi dal latino Virgilio, Catullo, ma in quel momento gli serve proprio una personale verifica. Nelle notti estive la sua meta preferita è Piazza Navona. Sui sedili di questa piazza passa molte notti alla ghiaccio, contemplando il cielo e pensando alla casa lontana. Però anche in questi ritorni che avvengono dentro di lui, prima dell'alba riparte perché non può tornare indietro, no? Anche se ha questo amore per la madre, per la casa, non può più tornare sui suoi passi, non può rinunciare alla poesia. Piazza Navona, a notte, sui sedili stavo supino in cerca della quiete, e gli occhi con rette volute di spirali univano le stesse che seguivo da bambino, disteso sui ciottoli del platano, si lavando al buio le preghiere. Sotto il capo incrociavo le mie mani e ricordavo il ritorno. Odore di frutta che secca sui graticci, di violaciocca, di zenzero, di spigo. Quando pensavo di leggerti man piano, io a te mamma in un angolo in penombra, la parabola del prodigo, che mi seguiva sempre nei silenzi, come un ritmo che sapra ad ogni passo, senza volerlo. Ma ai morti non è dato di tornare, e non c'è tempo nemmeno per la madre quando chiama la strada, che ripartivo chiuso nella notte, come uno che teme all'alba di restare. E la strada mi dava le canzoni che sanno di grano che gonfia nelle spighe, del fiore che imbianca gli oliveti tra l'azzurro del lino e le giunchiglie, risonanze nei vortici di polvere, cantilene d'uomini, cigolire i traini, con le lanterne che oscillano sparute e danno appena il chiaro di una lucciola. Poesia Nessuno, così emblematica, che apre quella che si può chiamare un po' la ricerca religiosa del poeta, una ricerca molto personale, che nasce soprattutto dalla grande amicizia che ha avuto con Giorgio Lavella. Così a Nessuno si chiede se forse non sia meglio morire fanciulli, perdere tutte le persone, le cose che si amano, piuttosto che vivere e totalmente perderle durante l'esistenza. Un giornalista chiede chi sia il signore a cui si rivolge, il poeta dice: ma quando scrivo Signore con la maiuscola, mi rivolgo esclusivamente a Gesù Cristo. La mia è la ricerca dell'uomo, tanto più mi interessa il Dio che si fa uomo. Non riesco a capire questo rumore. È collegata al microfono, forse? Sì, sì, ma riconosco, non sapevo che prendesse così tanto. Io sono forse un fanciullo che ha paura dei morti, ma che la morte chiama perché lo sciolga da tutte le creature, i bambini, l'albero, gli insetti, da ogni cosa che ha cuore di tristezza, perché non ha più doni e le strade sono buie e più non c'è nessuno che sappia farlo piangere vicino a te, Signore. Poesia famosissima, l'impegno di Quasimodo durante la guerra, alle fronde dei Salici, prende lo spunto da un salmo della Bibbia, 138, in cui si parla appunto della schiavitù del popolo ebraico in Babilonia. I poeti che amavano accompagnarsi con degli strumenti, delle cetre o delle lire, che dir si voglia, li avevano appesi alle fronde dei Salici
e si erano chiusi nel silenzio perché ritenevano che non ci fossero parole adeguate, parole sufficienti per rendere una sofferenza troppo grande. Del resto, se esaminate il famoso coro di Verdi del Nabucco, si dice testualmente: arpa d'or dei fatidici vati perché muta dal salice penne. Anche Verdi si rifà al testo del Salmo della Bibbia e quasi non lo fa sua questa immagine, perché appunto ritiene che durante la guerra, una tragedia come quella, non ci siano parole che possano rendere l'intensità e la grandezza della tragedia che vive. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto. Anche le nostre cerchie erano tese, oscillavano lievi al triste vento. C'è una poesia a cui sono molto legato, è una poesia che lo stesso Quasimodo giudica molto onirica, è un sogno, è una poesia dedicata alla danzatrice Cumana, mia madre, che in quel momento era, mi aspettava, era incinta. E il poeta apre le finestre di casa, Milano. È come se un mare immaginario avesse formato un'isola della sua casa. Su questo mare illuminato dalla luna si avvicina un veliero. Su questo veliero il poeta vorrebbe imbarcarsi, continuare la sua vita un po' errabonda da pirata, da zingaro che ha sempre fatto. Però appunto l'amata aspetta un figlio da lui e basta che dica restiamo, che lui senza rimpianti lascia che questo veliero sia lontano. Quando vennero uccelli a muovere foglie degli alberi amari lungo la mia casa, erano ciechi volatili notturni che foravano i nidi sulle scorze, io misi la fronte alla luna e vidi un alto veliero. A ciglio dell'isola il mare era sale e si era distesa la terra e antiche conchiglie lucevano fitte e macigni sulla rada di nani di mondo. E dissi all'amata che in sé agitava un mio figlio e aveva per esso continuo il mare nell'anima. Io sono stanco di tutte queste ali che battono a tempo di remo e delle civette che fanno il lamento dei cani quando è vento di luna e canneti. Io voglio partire, voglio lasciare quest'isola ed essa, oh caro, è tardi. Restiamo. Allora mi misi lentamente a contare i forti riflessi d'acqua marina che l'aria mi portava sugli occhi dal volume dell'alto veliere. Questa poesia l'ho scelta anche per ricordare la danzatrice Cumana, mia madre, di cui appunto nell'archivio di Vittorio ci sono moltissime, molto belle anche lettere. C'è una poesia particolarissima scritta a quattro mani a un professore a Milano alla vigilia di Natale delle vacanze. È entrato in classe, ha cominciato a parlare, due ore ne eravamo tutti contenti, mi ha detto bene, male, parla lui quindi non ci interroga. Alla fine di queste due ore il congedo è stato: dato che stamattina vi ho spiegato la metrica e avete le vacanze davanti, perché non fate un sonetto sul Natale? E noi siamo andati a casa con questa croce addosso. Io in particolare, che ero un sorvegliato speciale a scuola, perché tutti volevano qualcosa da me, nel bene e nel male, se andavo bene, c'è suo padre che l'aiuta a casa, quindi non avevo nessun merito.
cosa improbabile, dato che avevamo degli orari completamente diversi. Lui lavorava di notte, io andando a scuola dovevo un po' essere sveglio la mattina, e se andavo male, diceva, beh, è un perfetto imbecille come tutti i figli delle persone troppo intelligenti, l'ha preso niente. E quindi davano poi dei temi imbarazzantissimi, ho scoperto che li danno ancora oggi, che secondo l'idea dei professori è quella di indagare un po' sul contesto della famiglia sociale, così in realtà secondo me sono una violazione per le buone della privacy, bisognerebbe interpellare Rodotà, che sono cosa fanno i vostri genitori, che rapporti avete con loro, tutte queste storie. Io imbarazzatissimo, scrive, mio padre è un poeta, i suoi compagni dicono, ma che lavoro è? Quando poi scrivevo che mia madre danzava, peggio che non. Questa volta ho chiesto aiuto a mio padre e lui da buon meridionale ha detto, va bene, cioè mettiti lì, scrivi quello che vorresti dire, fallo in prosa e poi vediamo. La frase tipica da Roma in giù, questo, poi vediamo, però è arrivata anche nel nord Italia, in Sicilia e poi vedremo, significa non se ne fa nulla, tradotto in italiano è questo. Io ero decoccio, mi sono impuntato e ho detto voglio che si faccia questa poesia. E l'ultima sera prima di tornare a scuola io morivo dal sonno e lui ha trasformato in endecasillabi questo mio temino. Ha avuto un 8 in italiano, io sono rimasto molto deluso perché ho detto, beh, forse ci sarei arrivato anche da solo. Il professore non ha mai saputo di aver dato un voto anche a Quasimodo, però mi sono messo la coscienza a posto, dico, beh, forse, punto. Non mi sono sentito proprio in cuore. Natale. Guardo il presepe scolpito, dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme. Anche i re magi, nelle lunghe vesti, salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende e l'asinello di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo in eterno. Ma non c'è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono 20 secoli, il fratello si scaglia sul fratello, ma c'è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce tra due ladri. Quest'ultima immagine è piaciuta a un grande poeta purtroppo recentemente scomparso che era Mario Luzzi. Si è meravigliato che un ragazzino di 12 anni avesse delle idee così aperte, così che facesse questa distinzione tra Gesù bambino e Gesù crocifisso, perché molti, Natale, bellissimo, i regali, le luci, le luminarie, le cose, e poi la Pasqua, tristissima, le cose, come se fossero due avvenimenti diversi, non lo stesso. In particolare l'anno scorso c'è un ragazzo svizzero che si è laureato su poesie disperse, ignote e poco conosciute di Quasimodo, e ha fatto una tesi in cui ha scritto alcune pagine su questa poesia e si è soffermato per una pagina e mezza su questa immagine dell'asinello di colore azzurro, facendo 2000 ipotesi, dicendo forse filtrava la luce dalla finestra, avevano messo una gelatina sul faretto, è una trasfigurazione poetica, il ragazzo lo vede azzurro, in realtà invece... Allora, siccome c'era il numero, ho chiamato, ho detto, senti, la realtà a volte è meno fantasiosa di quanto tu pensi. Facendo il presepio mi è caduta la statua dell'asinello, si è rotta, l'ho incollata, l'ho stuccata con del gesso nelle parti mancanti, e il primo colore che mi è capitato sotto mano non era il grigio ma l'azzurro, non avendo altro l'ho fatto azzurro. Dopo oggi è tornato normale perché questo presepio è un presepio
storico, bellissimo, però non è più azzurro, quindi è stato casuale e temporaneo questo fatto che fosse azzurro. C'è una poesia in cui lui si definisce come operaio di sogni. Operaio di sogni è questa umile definizione che lui dà di se stesso, come un artigiano che lavora su un materiale labile destinato a sparire all'alba se non lo fermi sulla carta, ma che una volta trasformato in poesia riesce, dice Quasimodo, a parlare al cuore dell'uomo e ci aiuta a cancellare quello che è il torbido che la vita di tutti i giorni accumula dentro il nostro cuore. Vi consiglierei di leggere una poesia al giorno, farebbe benissimo, insieme alla famosa mela, una poesia prima di dormire, quanto portar via, 2 minuti, 2 minuti e mezzo, però leggetela ad alta voce, perché l'occhio è troppo veloce, non fissa le immagini, non comunica, ad alta voce vi rimane il contenuto. Epitafio per Vice Donetti è scritta per la prima moglie di Quasimodo, una donna emiliana che lui ha sposato a Messina, anzi a Reggio Calabria, perché il suo capo appunto non tollerava le unioni di fatto, lo richiama perché qualche collega aveva fatto la spia, che diceva ma non sono sposati, convivono, perché questo capo diceva Giove tra Quasimodo dalla signora, Giove tra Quasimodo dalla signora, c'è che signora, c'è questa, allora detto, se entro un mese lei non sposa Vice Donetti io sono costretto a licenziarla. Questa è la regola. Quando muore Vice Donetti lui si accorge insomma di avere qualche debito nei suoi confronti, di non averla mai ringraziata per il suo pudore, per il suo ritirarsi senza porre troppi problemi. Con gli occhi alla pioggia e agli elfi della notte, è là, nel campo 15 a Musocco, la donna emiliana da me amata nel tempo triste della giovinezza. Da poco fu giocata dalla morte. Mentre guardava quieta il vento dell'autunno scrollare i rami dei platani e le foglie dalla grigia casa di periferia, il suo volto è ancora vivo di sorpresa, come fu certo nell'infanzia, culminato per il mangiatore di fuoco alto sul carro. O tu che passi, spinto da altri morti, davanti alla fossa 1160, fermati un minuto a salutare quella che non si dolse mai dell'uomo che qui rimane, odiato coi suoi versi, uno come tanti, operaio di suo. Siamo arrivati alla fine di questo che vuole essere comunque un omaggio a Vittorio, perché so che queste poesie lui non solo le amava, erano in qualche modo anche sue alcune di queste poesie. Siamo arrivati a Lettera alla madre, che è quella che Quasimodo avrebbe salvato, se è una domanda un po' stupida di un giornalista che diceva se tu dovessi bruciare tutto, quale salveresti? È come chiedere a una madre di 10 figli quale salveresti se devi far fuori tutti gli altri. Forse si farebbe fucilare lei, non lo so. La lettera alla madre, così me la salva un po' per ragioni chiaramente autobiografiche e un po' perché dice lui che è un esempio di teatro per la nuova generazione poetica. Teatro, la parola teatro viene da un verbo greco, seoma, è far vedere, e quindi secondo Quasimodo la parola suscita un'immagine, fa vedere. Se uno parla di uno scalo ferroviario, di un canale, di un orologio, come si parlerà poi in questa poesia, ognuno di noi può immaginarselo quadrato, rotondo, da muro, da tavolo, a torre, però ognuno di noi ha il concetto di orologio. Quindi la parola evoca quello che è il nostro patrimonio
interiore, e quindi questo dice che è una forma di teatro attivo. Così. Mater dulcissima, ora scendono le nebbie. Il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime, da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta, nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore. Lo uccideranno un giorno in qualche luogo. Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce dell'Imera. Il fiume pieno di gazze, di sale, d'eucaliptus. Ma ora ti ringrazio, questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mica, come la tua. Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori. E non importa se ora qualche lacrima è per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde, morte di pietà, morte di pudore. Addio, cara. Addio, mia dolcissima madre. E chiudo con quello che secondo me è il testamento spirituale. Poesia che nasce durante la sua malattia, malattia che lo porterà poi alla morte. È ricoverato a Sesto San Giovanni nel novembre del 65 e fa i conti con la vita, con la morte. Il libro in cui è inserita questa poesia al titolo di Dare e Avere, sono le entrate e le uscite della sua vita di uomo e di poeta, il rendiconto. E qui c'è questo dialogo, un dialogo con l'aldilà. Si paragona, è pronto, dice Quasimodo, nel corpo e nello spirito a quello che non potrà non accadere entro breve tempo. Sa che la sua vita è condizionata e accetta questo, si chiede appunto se tutto sia appunto, se esista solo il corpo o lo spirito, tutte e due le cose, qualcuno considera Quasimodo ateo, Quasimodo non è mai stato ateo, Quasimodo è stato qualcuno, dice lui, che come Agostino ha fatto un percorso di ricerca. Uno degli ultimi libri che avrebbe voluto rileggere erano Le Confessioni di Agostino. Si dichiara pronto e si paragona in questa poesia la sua matrice meridionale, ancora una volta, all'emigrante che sul ponte della nave non riesce a dormire per terra con le sue coperte. Anche il viaggio che ha iniziato Quasimodo non ha possibile ritorno. La mia ombra è su un altro muro d'ospedale, o fiore, e di notte
invito i pioppi e i platani del parco, alberi di foglie cadute, non gialle, quasi bianche. Le monache irlandesi non parlano mai di morte. Sembrano mosse dal vento, non si meravigliano di essere giovani e gentili. Un voto che si libera nelle preghiere aspre. Mi sembra di essere un emigrante che veglia chiuso nelle sue coperte, tranquillo, per terra. Forse muoio sempre, ma ascolto volentieri le parole della vita che non ho mai inteso. Mi fermo su lunghe ipotesi. Certo, non potrò sfuggire. Sarò fedele alla vita e alla morte, nel corpo e nello spirito, in ogni direzione prevista, visibile. A intervalli qualcosa mi supera leggero, un tempo paziente, l'assurda differenza che corre tra la morte e l'illusione del battere del cuore. Dagli inviti dal Museo dell'Industria del Lavoro Saronnese, del Comune di Saronno e dalla Società Storica Saronnese, io devo dire che abbiamo avuto un duplice messaggio questa sera. Quello che per via indiretta ci è arrivato da Vittorio Pini e quello che per via indiretta ancora ci è arrivato da Quasimodo, attraverso Alessandro Quasimodo. Non so se avete notato, a questo proposito, la perfetta dizione di Alessandro Quasimodo, l'impostazione della voce. È veramente un grande modo di dire, di fare la poesia con i silenzi, con le pause, con i toni. Io ho ammirato, a parte la bellezza delle poesie, anche la capacità di dirle. E per salutare nel nome di Vittorio Pini, io vorrei dire qualche cosa che non è stato detto, perché giustamente è stato sottolineato l'aspetto, se vogliamo, più giusto, più conosciuto della persona di Vittorio Pini. Io vorrei darvi qualche accenno di quelle sensazioni che raccoglievo, che lui mi trasmetteva quando ci incontravamo, nelle diverse occasioni che abbiamo avuto, non frequentissime purtroppo, e che però sono state sono avvenute in un arco molto lungo di tempo, a partire per me dal 1974, quando l'ho conosciuto, perché era diventato il paladino, la persona che tutti a Saronno riconoscevano come il paladino di Casa Moranti. Se vi ricordate, Vittorio Pini fu il primo che si batté per evitare la rovina di Casa Moranti e con lui feci qualche cosa, con lui e con altri, con Raffaele Daielli, con Franco Gonzati, lavorammo per mettere in evidenza il valore di questo edificio, il valore documentario, storico, di questo edificio saronnese. Andammo da Italia Nostra, che allora era l'unica associazione che si batteva per la tutela del patrimonio artistico e storico, e da lì cominciò la mia frequentazione con Vittorio Pini, che poi si sviluppò attraverso gli incarichi miei istituzionali come presidente della biblioteca, quando, se avessi avuto la possibilità materiale di fargli fare il giornale Città di Saronno, in particolare le pagine dedicate alla biblioteca del giornale Città di Saronno, l'avrebbe fatto tutto Vittorio Pini. Io dovevo contenerlo e lo contenevo a stento, perché
ogni settimana arrivava con proposte, con scritti, con idee che erano interessantissime, ma erano impossibili da tradurre in quello che lui avrebbe voluto tradurre. I tempi della burocrazia lo impedivano. E poi ancora durante gli incontri casuali per strada non si finiva mai di ragionare insieme, e io lo stavo ad ascoltare per delle mezze ore, incontenibile nella sua passione civile. Ecco, Vittorio Pini era un uomo che ha dedicato lo studio, i suoi tempi di studio approfonditi, minuziosi, in quelle opere che abbiamo qui davanti e di cui abbiamo avuto un saggio nella lettura di Alessandro Quasimodo di prima. Però era un uomo che, se trovava la persona che sentiva, a cui sentiva di poter parlare e riferire quello che lui avvertiva delle cose della vita pubblica, diventava un uomo di una straordinaria passione etica e civica, e soprattutto diventava il cantore di una Saronno, come lo è sempre stato, ma esacerbato, anche amareggiato, perché bisogna dirlo, gli ultimi decenni, penso, della sua vita, o perlomeno da quando l'ho conosciuto io, Vittorio non ha mai lesinato, non si è mai schernito, non ha mai sottaciuto il pensiero che lui aveva di una città, della città in genere, della forma urbana in genere, perché poi di fatto è anche questa che decade. E l'esempio che ha fatto prima l'assessore Veneggi a proposito della Nevera, che era la Giazzera, è emblematico. Vittorio non ha mai riconosciuto alcun valore alla ricostruzione di Casa Morandi, che di fatto è un falso, perché rimangono in piedi solo i muri perimetrali, ma quello che c'è dentro è sparito, e quello lo feriva. E lì allora si apriva totalmente. E quando ci trovavamo in Corso Italia, per esempio, che vedeva tutto quel fronte di Corso Italia che era caduto, che è stato ricostruito, diceva: questi signori non sono stati capaci nemmeno di conservare le loro dimore. E lo diceva con un tono così, così grondante di amarezza, di dispiacere. Per cui allora capivi che Vittorio Pini era quello che anche camminava per quelle vie di Saronno che aveva frequentato da bambino. Per cui quando gli ho chiesto da assessore se mi poteva fare la toponomastica dei luoghi saronnesi, non ha potuto dirmi di no. Avevo anche già stanziato la somma, per cui l'avrebbe l'amministrazione ricompensato. Però ricordo ancora quel suo sguardo così, di persona disincantata. Come dire, ma se anche ti scrivo come si chiama un certo nome di una certa via che una volta era prato e che adesso è cemento, a che cosa ti serve? Ma chi lo ricorda? Ecco, Pini aveva spiccato il senso della damnatio memoriae, cioè di quell'ordine che nell'antica Roma voleva dire: dimenticatevi di questa persona, va cancellato dalla memoria. La damnatio memoriae della sua città. E quando arrivavo a toccare questi tasti mi colpiva profondamente, perché sentivo che dovevo fare qualche cosa con lui, perché vibravo con lui all'unisono su questi temi, e non potevo altro che consolarlo e consolarci a vicenda. Poi ci salutavamo sapendo che eravamo entrambi impotenti a fare qualche cosa. Però, quella mezz'ora che passavo con lui, vi assicuro, io avevo una qualche, mi entrava dentro qualche cosa che mi turbava e che non mi lasciava tranquillo, perché riusciva a farmi vedere anche attraverso il racconto di un cibo che è stato suo compagno dell'infanzia, per cui poi ha scritto anche qualche cosa sui cibi di Saronno, perché spaziava, perché aveva questo modo che Alessandro Quasimodo ha messo molto bene in evidenza,
di concatenare argomenti della propria vita, che era la vita di tutti, la vita della sua città, in una maniera così immaginaria, così fantastica, da essere quasi una favola, da essere anzi una favola. E quindi era una mezz'ora di tempo che io assolutamente ritenevo di dover passare con lui. Mi è capitato di vedere poi Pini anche nelle sue lettere, perché credo che rispetto a quanto ha scritto, l'epistolario, cioè il modo di scrivere le lettere di Pini, è interessantissimo, perché era come lui raccontava. Sembra di leggere le lettere di Giuseppe Giusti, piene di proverbi, di modo di dire, di frizzi, di battute, di calambur. Era Vittorio Pini. Era quella persona, cioè, che ambiva all'età dell'oro, quell'età dell'oro che pensava di recuperare andando ogni anno in Grecia, come ha detto Alessandro Quasimodo, e che però tremendamente vedeva lontana, vedeva contrastata dalla vita di tutti i giorni. Ecco allora il suo rifugio, quando si metteva, come direbbe Machiavelli, nei panni reali e curiali, e quindi tornava ai classici, tornava alle poesie, tornava ai lirici greci e a coloro come Quasimodo, come Salvatore Quasimodo, che ai lirici greci hanno dato onore e fama, anche al popolo per alcune sue traduzioni. Da ultimo devo dire che quando sono entrato qui questa sera e ho visto per la prima volta la ristampa anastatica del libro Saronno Mia, mi è venuto un tuffo al cuore, perché vedete scritto Società Storica Saronnese. Siccome non è possibile, la Società Storica Saronnese, di cui io sono indegnamente il presidente, non ha dato nessuna disposizione per la stampa di questa dicitura, allora mi sono ricordato, e anche questo è un grande merito che va a Vittorio, che nel 1959 Vittorio Pini aveva buttato il seme fondando una società storica saronnese che solo nel 2000 ha potuto trovare poi continuità, perché non è nata a questo punto, possiamo ben dirlo, nel 2000, ma con questa sigla, no, ha cominciato a vivere e vive da 7 anni la Società Storica Saronnese. E per questo che io dico che alla signora e ai figli che sono qui presenti, che noi della Società Storica Saronnese vogliamo rendere omaggio, il dovuto omaggio a Vittorio, e chiediamo con discrezione ma anche con devozione il permesso di poter studiare ciò che egli ha fatto per la sua città e per i suoi cittadini. Grazie a tutti.